Signore e signori, tra pochi istanti andrà in onda il rotocalco televisivo Il Diario. Approfondimenti e servizi sulla nostra pianura e sul nostro territorio in un programma ideato e condotto da Roberto Fabrucci. Buona visione. Buonasera, la persona che intravedete nello schermo del computer è Ezio Rossi, un personaggio che è appartenuto ai nuclei armati proletari, ma prima di questa avventura nel mondo rivoluzionario e quindi attraverso aggressioni, rapine, fatti in nome della rivoluzione, ha tutto un passato che nasce da piccoli furti, poi rapine come semplice rapinatore e quindi lotta armata a fianco delle Brigate Rosse con i NAP. È una vita particolarmente romanzesca da un punto di vista televisivo, quindi particolarmente interessante, quindi la seguirete in un'ora senza nessuna fatica, perché vi coinvolgerà moltissimo, come ha coinvolto me, coinvolto le persone alle quali ho proposto in anteprima questa intervista. Però vi racconterà anche la storia d'Italia, una storia che abbiamo seguito così a volte distrattamente, a volte no, attraverso i giornali e la televisione, ma che è particolarmente importante, è stata particolarmente importante. Ci sono nomi, cognomi, testimonianze e anche testimonianze dirette di fatti sconvolgenti, di avvenimenti veramente importanti dell'ultimo trentennio. Alla fine la volontà da parte di Ezio Rossi, che ormai da 20 anni ha trovato la fede, ha trovato anche il modo di pensare al suo futuro, espiando e anche cercando di far capire agli altri gli errori che ha fatto, ecco alla fine un messaggio ai giovani e ai genitori perché non facciano coinvolgere i propri figli da cattivi maestri. Penso che sia un'intervista particolarmente toccante che proporremo non solo attraverso la televisione, ma pensiamo anche attraverso incontri pubblici per fare un dibattito su questa situazione non ancora chiara del percorso che l'Italia dovrà fare in futuro per riguardo le carceri, riguardo il terrorismo, riguardo la politica. Non posso dirvi buon divertimento perché non è una trasmissione divertente, è una testimonianza però molto importante che seguirete con grande passione. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips. Allora, guarda, ho cominciato nel 68 per una serie di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9 reati. Allora, partiamo dal primo, sentenza Corte d'Appello di Torino, condanna, reclusione, anni 2, mesi 10, lire 100 di multa per furto, commesso il 15-10-68, detenuto dal 17-68 al 70. I reati semplicemente. Corte d'Appello di Torino, condanna anni 1 e mesi 6 per furto aggravato. Corte d'Assise di Torino, Corte d'Appello di Torino, condanna a reclusione anni 4 per furto aggravato. Sentenza Corte d'Appello di Torino, condanna a reclusione mesi 6, multa per lesioni volontarie a una guardia, penso. Sentenza Tribunale di Urbino, già nei carceri speciali, condanna 6 mesi per oltraggio a un pubblico ufficiale. Sentenza Corte d'Appello di Torino in continuazione per reato di rapina commesso nel 77 e l'evasione dal carcere del 77 alla pena di anni 3 e 6 mesi. Sentenza Corte d'Appello di Milano, condanna a 10 mesi per i documenti falsi che erano una conseguenza dell'evasione. Sentenza Corte d'Assise di Torino, condanna alla pena della reclusione di 24 per omicidio commesso il 26-07-77, ritenuta la continuazione con i reati
di armi e compagnia, armi e resto, tra cui anche il tentativo di omicidio che dicevo prima dei due carabinieri, di cui nessuno era stato ferito, però per quel reato lì si è assunto 12 anni, perché io credevo che erano catanesi ma erano carabinieri. Come vorrei, il tempo è andato per me, abbracciato al mondo, sai, se penserai a me, se sorriderai, perché lo sapevamo noi come si fa, chi intendevamo noi di crudeltà. Purtroppo siamo venuti qui per una mostra che farete in Piazza Garibaldi, ma abbiamo scoperto che in realtà anche qui si fa della pittura. Da quando succede questo? Da quando abbiamo aperto, in particolare da alcuni anni, ovvero esattamente da 4 anni, da quando il maestro Antonio Fomez collabora con noi. Sì. Senta, parliamo soprattutto però dove siamo. Siamo nella comunità di Pontirolo, che si chiama esattamente? AGA, Associazione Genitori Antidroga, è un'associazione che è nata nell'82 e da circa 10 anni ha aperto questa comunità. Preferisce essere chiamato professore o maestro? Forse nessuno di tutte e due delle cose. È una cosa formale quello di chiamare professore o maestro. Poi il maestro mi dà l'idea di antico, di vecchio. That's wonderful, good luck my baby. That's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Come si chiama? Tasca Pietro. Alfredo. Dezio. Dezio, quella di Dezio. C'è Carlo Alberto. Mossi Leonardo. Vieni via. Come si chiama? Roberto. Entra in questo amore buio. Ecco una nuova recluta. Anzi, non è un po' che lei dipinge, vedo dalle fotografie. Poi guardiamo. Lei si chiama? Rossi Ezio. Di dov'è? Di Torino. Allora, vediamo un po' cosa sta facendo. Cos'è questo? Queste sono icone che, a differenza della pittura normale, hanno bisogno di, assieme a quello che è la conoscenza dei colori, ha bisogno di una crescita spirituale rispetto all'arte normale. Quindi una ricerca anche dal punto di vista. È una ricerca che nasce soprattutto dal punto di vista interiore. Può sfogliare? Io ho un'esperienza di vita, diciamo così, negativo, perché ero materialista, perché facevo parte di organizzazioni terroristiche, e in carcere, attraverso Lina Del Pero, che è una maggiore iconografista italiana, ho conosciuto cosa voleva dire dipingere le icone, che non si tratta di dipingere ma di scriverle. In pratica si piglia la parola del Vangelo e si riporta su quello che è l'arte bizantina e greca e russa in seguito con Paolo. Si trascrive la parola di Dio attraverso le tavolette, quindi c'è una ricerca in assoluto di avvicinarsi alla parola di Dio attraverso l'immagine. Ecco, da quanto tempo fa questa esperienza? Sono 5 anni. 5 anni. 5 anni e mezzo. Adesso sono in comunità qua a Pontirolo da 6-7 mesi. Quindi diciamo che questo come passaggio obbligato per l'inserimento nel tessuto sociale. Quindi lei è stato arrestato per atti di terrorismo, diceva. Sì, 27 anni fa. Poi è stato in prigione per quanti anni? Per 27 anni. E adesso questa è un'esperienza maturata in carcere e portata fuori anche grazie al direttore della comunità AGA all'esterno del carcere. Vediamo un po' i quadri allora. Questa è la Resurrezione, che è un'icona, non si chiama quadro. È giusto, ha ragione. C'è una grossa differenza. Questa è una donna della tenerezza. Allora, qui stiamo continuando. Allora salutiamo il nostro amico. Il treno va, scomparirà,
sulle sue ruote rotonde, dietro alle nuvole bionde. Io sono qua, rimango qua, in questa ruggine densa, come qualcuno pensa a un treno. Tu dove vai con quei begli occhi che hai? Ezio, com'è che una persona si trova da 40 anni a veder limitata la sua libertà? Penso nei primi anni non molto, ma negli ultimi decenni, carcere è duro forse, e fino adesso è una situazione dove non c'è ancora libertà, c'è ancora una situazione provvisoria. Cosa succede quando questo ragazzo ha 14 anni e cosa è successo negli anni precedenti perché si trovasse già a 14 anni in una situazione dove la giustizia intervenuta nei suoi confronti? Dunque, per essere molto chiaro e riuscire a farti capire quello che è accaduto, penso che va analizzato il periodo del dopoguerra in una città come Torino, dove i miei che provenivano dalla lotta partigiana, sia mio padre e mia madre, sono andati a vivere in un quartiere, nelle case popolari di un quartiere, dove la miseria imperava, dove l'unico spazio ricreativo oltre l'oratorio era il CRAI, che era gestito all'epoca da Cavallero Piero, famoso bandito di Milano, che poi è morto poco tempo fa dopo aver fatto un periodo rinsevitivo per l'Exodus o roba del genere. Quindi inizio in un quartiere povero dove il figlio del macellaio che veniva a scuola con me in terza elementare mangiava i panini molto belli con la carne e io purtroppo andavo a rubare un pezzettino di castagnata che si vendeva davanti alle scuole dell'epoca per necessità proprio di fame, non per necessità o per golosità o per compagnia. Ma scusa, io voglio tornare subito alla responsabilità individuale. I ragazzi della tua età, del tuo quartiere, tutti sentivano questa necessità nelle tue condizioni sociali o qualcuno faceva una scelta diversa? Qualcuno veniva a fare delle scelte diverse, ma la gran parte, la maggioranza, era piuttosto povera, per cui vivevamo nelle case del Duce che aveva costruito Mussolini. Ma i poveri, tutti i poveri dovevano fare queste scelte per forza? Non credo che tutti i poveri siano costretti a fare queste scelte, possono fare anche altre scelte. Però l'aggregazione intorno, è più facile aggregarsi intorno al polo negativo che al polo positivo. Perché poi la mia famiglia si è disgregata, mio padre e mia madre avevano dei problemi familiari, non andavano d'accordo, problemi di alcolismo, penso. E quindi io mi sono trovato da solo e senza un referente che è la famiglia. Mancando questo referente, è chiaro che leghi di più con i tuoi compagni. Quello che mi ha fregato è stata l'intelligenza e la capacità di capire il momento, quello che serviva a me e agli altri intorno a me. E questo è stato un handicap, tuttora un handicap nella mia vita, perché poi ho imbracciato la lotta armata appunto per questo concetto. E quanti anni avevi quando hai imbracciato la lotta armata? Beh, sono passati, quindi avevo già l'età della maturità nel 77, quindi... Tu sei del? Del 49. Il primo reato risale al 68, e quindi sono reati di furto per necessità. Però oltre a quello subentravo che andavo in una scuola dove cattolica all'epoca, salesiani, perché i miei non avevano soldi, e c'era delle difficoltà andando a scuola, ma non per la pensione compagnia bella, preferivo saltare la scuola. Quando l'ha saputo mia madre, mi ha riempito di mazzate senza chiedermi il perché. E questa interruzione di rapporto fra genitore e figlio, questa mancanza di dialogo, mi ha portato a allontanarmi dalla famiglia e avvicinarmi ai miei amici, a quelli che crescevano con me in strada, inevitabilmente i primi furti, il carcere. Quindi vuol dire la società
quell'epoca, il tuo quartiere è un quartiere povero, quindi avevi questa necessità. Nel contempo la famiglia non è riuscita a starti vicino. Non è riuscita a starmi vicino perché era disgregata, da un problema che era l'alcolismo. E quando è nato mio fratello, che aveva 10 anni di differenza da me, e adesso è morto ben 15 anni fa, io mi ricordo una scena che mi è rimasta impressa, che poi mi ha accompagnato psicologicamente, di violenza in famiglia, dove un pintone di vino sbattuto da mio padre e mia madre si rompe contro un muro e pare il sangue dietro la culla che sgorga. E questo mi è rimasto impresso psicologicamente. Chiaramente poi sono entrato in carcere minorile, come era concepito all'epoca, ferranti apporti, quindi dove arrivavi ti dicevano ecco il più vecchio, quello che era più anziano, quello che era più grosso di struttura, anche un po' meno di cervello degli altri, veniva, ti dava una scopa, alla presenza degli educatori di una volta che erano secondini, erano guardie carcerarie, soltanto in civile, e questo qua con la violenza ti faceva scopare il cortile, e quindi anch'io come tutti gli altri le ho prese, se non che vado su nelle camere, nelle celle che avevamo, e chiedo, ma tu l'hai prese? Sì, perché non ho voluto scopare il cortile. Ma tu l'hai prese? Sì, perché non ho voluto scopare il cortile. E gli ho detto, scusa, ma se uno lo tiene per le gambe, l'altro lo tiene per le braccia, e l'altro gli fica 4 cazzate in bocca. Ho imparato la prima lezione, che l'aggregazione faceva la forza. Quindi inevitabilmente sono diventato, a mia insaputa, il leader di un gruppo, che non ho scelto io, sono loro che hanno scelto me. Perché avevi il carisma? Perché avevo avuto un attimo di intelligenza di più di creare questo gruppo, di dire vabbè l'unione fa la forza. E questo concetto qua, dopo tanti anni, l'ho lessi su un libro dei fratelli Jackson, fratelli Soledad, che erano i negri d'America delle Pantere Nere che hanno fatto la rivoluzione nelle carceri, che poi sono andati a un processo e sono morti. Ed è stata la formazione dei nuclei proletari armati, sì, che si sono formati in carcere. Senti una cosa, ma puoi raccontarmi come è nato il contatto con le Brigate Rosse o un gruppo analogo, come è successo? Chi era il gruppo con il quale ti sei aggregato? Mi sono aggregato soprattutto col gruppo dei NABI, Nuclei Armati Proletari, con Giorgio Panizzari, che era del mio quartiere, adesso è stato graziato, poi riarrestato ultimamente per delle rapine, e Maria Pia Vianale, Franca Salerno, Zambon, i fondatori dei NABI. Che i NAP non nascono in una realtà esterna di fabbrica, ma nascono all'interno delle carceri. Perché le carceri nel 1968 vivono una grossa protesta collettiva. Protesta perché ci davano il giornale tagliato, perché non c'era, eravamo sovraffollati, perché non c'era lavoro in carcere, perché ancora ci pigliavano le impronte, non ci davano i giornali da leggere, c'era la fame ancora, non c'era il benessere. E quindi cosa nasce? Nasce che lotta continua con Adriano Sofri per l'occupazione delle case di Torino, delle Vallette, viene in carcere e diffonde la cultura politica di lotta continua. Diffondendo questa cultura politica, già io che ero un leader e avevo un gruppo, quasi tutti di rapinatori, perché il mio gruppo è stato solo di rapinatori, è stato facile capire questa ribellione che veniva dall'esterno e ci siamo organizzati all'interno delle carceri perché questa ribellione avesse un seguito anche all'esterno. All'interno del carcere, le prime volte, allora, mi è stato fatto leggere un libro che ti dicevo prima, che erano i fratelli Soledad, che era la storia della lotta in carcere in America. E di qui nasce l'idea, perché noi diciamo, abbiamo preso in mano per 5 giorni il carcere di Torino, le nuove, devastandolo completamente, e di lì eravamo 1500 detenuti, abbiamo cominciato con un gruppo di milanesi, di genovesi, di veneziani, andare nelle altre carcere sparse per l'Italia e quindi anche lì aggregazione, altre rivolte, lo sfacello dei carceri per via che volevamo le riforme penitenziarie, quella che poi c'è stata, la riforma prima della Cozzini del 75. Nello stesso tempo però chi veniva individuato come me, come capo provocatore, capo rivolta o compagnia bella,
veniva punito con sanzione anche corporale, veniva riempito di mazzate, di botte, quindi sempre la coercizione. Al che ci ha fatto pensare che se noi all'esterno del carcere creavamo un'organizzazione che nel momento in cui la pressione interna si faceva forte, lo scontro interno, all'esterno riuscissero a gambizzare qualche guardia, qualche appuntato. Nello stesso tempo a Torino arrestarono Curcio e Franceschini sulla delazione di Girotto, fratel Mitra, vennero arrestati vicino a Moncalieri. E fu fatto il primo atto terroristico a Torino, la Fiat, il sequestro Merio, che venne preso, venne messo in un furgone, rapato a zero, che era un capo officina. E questa cosa si fece rapportare con la realtà della fabbrica, quindi Brigate Rosse era l'esperienza delle fabbriche, della lotta in fabbrica. Noi dei NAP eravamo l'esperienza delle lotte in carcere. Tutte e due, entrambe di sinistra, e tutte e due cavalcando l'orma del 68, la ribellione, la voglia di cambiare dalla società, la struttura del padre padrone, della famiglia che non va, del vivere un'alternativa. E oltre più io cercavo la liberazione di quello che era il carcere, vissuto come esperienza negativa, come esperienza di droga, di devianza. Quindi intravedevo la salvezza attraverso la lotta politica, anche morale, il riscatto morale e civile, proprio visto fra virgolette come in positivo, non in negativo. Cambiare la società con la lotta armata? Sì, cambiare la società era l'unico mezzo possibile, plausibile, praticabile, che creava purtroppo delle vittime, ma era la lotta armata. Perché non riuscivo a capire un altro concetto che mi dicesse, vabbè, i radicali loro si rapportavano. Io mi ricordo che sono uscito, il primo concerto che fece Francesco Guccini a Torino, mi invitò i radicali, tra cui, non mi ricordo bene, c'era una, come si suol dire, una radio popolare di Torino, una delle prime radio libere di Torino. Mi invitarono a questo concerto a parlare sulle carceri. Perché ho interrotto il concerto di Guccini al Palasport, dove c'era anche mio fratello che sentiva questa cosa. E io sono salito sul palco, inevitabilmente ho aizzato la gente perché prendesse posizione armata rispetto a quello che accadeva in carcere, ai compagni nelle carceri picchiati, ai compagni nelle carceri serviziati, ai compagni nelle carceri suddetti di contenzione, perché prima come punizione estrema per rovinarti completamente usavano i letti di contenzione, i psicofarmaci nei vari manicomi criminali dell'epoca, Aversa, Montelupo, Reggio Emilia, Barcellona, Pozzo di Grotto. E quindi mi pareva giusto in quel contesto lì alzare la voce e ebbi una vasta risonanza dalla platea. Parecchi di questi ragazzi erano di prima linea, in movimento della lotta comunista, i comuntisti, vennero. Ebbi qualche contatto con la gente di prima linea, tra i quali Don Accattin e compagnia bella, che però lì per lì non ci feci caso, ma mi vennero utili in seguito quando fui ricarcerato per storie vecchie che avevo e presi pienamente, abbracciai pienamente all'interno del carcere la struttura della lotta armata. Volevo anche tornare al concetto del carcere, come era concepito il carcere minorile dell'epoca. Il carcere minorile dell'epoca non aveva nessun altro senso che creare maggior disperazione e scuola di delinquenza. In che senso? Spiegando prima come io sono diventato mio malgrado leader di un gruppo. Oltre a quello non esisteva un carcere teso minorile, quindi si parla di ragazzi che non avevano formazione, che non avevano concetto sociale, che magari non aveva scuola, quindi veramente gente che veniva dal quartiere, che non conosceva altro che violenza, venivano maggiormente, cioè diceva, beh, per cosa sei in carcere? Per furto. Ma sei proprio un rimbambito, perché andavi in banca con una pistola, ti davano i soldi e rischiavi, avevi più soldi e rischiavi di meno. Quindi non serviva, a mio giudizio, il carcere fatto in quella maniera lì. Serviva un carcere dove ci fossero state delle scuole, delle educatrici, delle psicologhe, per capire qual era effettivamente il problema del ragazzo. Forse mi sarei salvato e mi sarei risparmiato 36 anni di carcere.
e quindi la consapevolezza di aver sprecato una vita, oltre che gli affetti, averla veramente sprecata, buttata, essere ancora qua dentro una comunità a 53 anni e non sentirmi libero, sentirmi questa tenaglia sul collo, seppur meno lieve di quella precedente che era il carcere speciale, il manicomio, quello che è, ma comunque una tenaglia dove non sei libero, dove devi seguire delle regole a volte anche assurde, che non tutti hanno lo stesso problema, però uno ci deve stare dentro a queste cose qua. E quindi quel carcere lì proprio è stata la mia, come posso dire, la mia negatività in assoluto me l'ha data il carcere minorile, per cui sono uscito dal carcere minorile più incattivito di prima. Senti, ma se dovessimo fare una percentuale tra le responsabilità della società, quindi del carcere, anche di come è costruito, e le tue responsabilità personali, con che percentualità? Cioè, prevalentemente colpa della società, ma un po' tutto, quando si dà colpa alla società, poi la colpa non è di nessuno. No, cioè, è troppo facile scaricare tutto sul sociale. Diciamo che gran parte della responsabilità nel mio caso è derivata dalla mancanza di una struttura familiare forte e dalle scelte fatte dopo, perché le scelte fatte dopo il carcere minorile, alla terza volta che sono andato in carcere, che sono evaso dal carcere con un'evasione classica, con altri cinque persone, di cui qualcosa su internet, eri tu? Sì, di cui due della banda Valanzasca, due della banda che poi uccidono il maresciallo per liberare un loro amico a Forlì, della banda di sequestratori di Bologna e altri due della mia banda, di rapinatori di Torino e uno dei NAP, Gesumino Versa. Senti, ma quando è che arrivi all'omicidio? Perché? Arrivo nel 77 e arrivo all'omicidio mio malgrado, non volendolo, perché puoi leggere sui giornali dell'epoca, vedi che la persona che io ho ucciso, e qui lì è un discorso che adesso affronteremo, è stata colpita alle gambe, quindi non c'era l'intenzione di uccidere. Quindi una gambizzazione. Quindi è partita come gambizzazione, in prevenzione che fosse fatto un omicidio. Ti spiego. Mentre io ero prima di essere arrestato nel 76, convivevo con una ragazza che era giornalista e di Radio Libera Torino, quindi una compagna. Questa compagna qua era caduta nella droga, era caduta nell'eroina, era un'insegnante di scuola, che continuava a fare la giornalista. Nello stesso tempo si era infiltrata in mezzo a noi, sapeva troppe delle nostre storie, e aveva venduto un covo 2 dei nuclei armati proletari. Al che questa cosa qua... Cosa vuol dire covo 2? Un covo 2, cioè vuol dire che aveva dato delle informazioni a un tenente dei carabinieri dell'antiterrorismo di Torino, per cui erano risaliti, avevano trovato delle armi. Ah, uno o più cose. E avevano fatto qualche arresto, 2 o 3 arresti a Settimo Torinese. Quindi loro dall'esterno mi fanno sapere, perché io dovevo ancora evadere, mi fanno sapere che questa mia cosa doveva essere, purtroppo, per dare una lezione ai delatori, doveva essere punita. Essere punita, loro mi dicevano, guarda, non te la prendo, non te la fare. Però io ho capito l'intenzione loro, che non era solo di gambizzarlo a Compagnia Bella, forse qualcosa di più. Il che lei è in carcere, l'arrestano per droga e furto. Droga e furto, l'arrestano il 24, il 25 di febbraio. Io ho in piedi l'evasione il 22 febbraio. Il 22 vado. E vado dal carcere di Fossano perché va male l'evasione a Saluzzo, altri 4 compagni, tra cui Martino Zichitella, che poi muore cercando di uccidere il giudice Amato a Roma. Dentro un furgone escono e questi vengono rafficati, perché era tutta la notte che erano lì, e viene rafficato, ed era un mio amico, un mio ragazzo di quartiere come me, del mio quartiere. E quindi io evado e a lei la scarcerano i carabinieri, in modo che seguendo lei potessero arrivare a me. Io vengo a saperlo per vie informative nostre interne e decido così, prima che l'ammassino, preferisco andarla a cercare io
e gambizzarlo. Se non che non ho calcolato la disperazione, la volontà di non farlo, l'ho fatto pubblicamente, l'ho chiamata fuori dal bar, perché viene la Claudia, viene portata un po' fuori appartata e gli sparo due colpi in una gamba. Purtroppo non ho calcolato che un calibro 9 fa più male che bene e ho privato una vita. Di questo non c'è... È stata un'emorragia. È stata la recisione dell'arteria femorale. E di questo uno, anche se pentito dentro di lui, rispetto che ho la consapevolezza di aver privato una vita, alla gente non ne frega meno di tanto. Per la giustizia ho pagato fin troppo, cioè rispetto al reato fatto. Non pagherò mai abbastanza, dico moralmente. Ma per il termine giuridico proprio ho preso 24 anni, che è il massimo della pena. Per un omicidio che, se andiamo a vedere dopo 20 anni, non è stato voluto, ma è stato casuale. Cioè non c'era la volontà di uccidere, c'era la volontà di creare un ferimento, un azzoppamento. E anche durante il processo questa storia viene fuori. Malgrado tutto questo però, in me rimane l'amarezza di aver privato la vita di una persona e la consapevolezza che ho pagato una vita, perché poi dopo quello lì, la sera di Pasqua, sempre del 77, c'era da andare a liberare un mio amico a Saluzzo che aveva un processo in procura. Partiamo da Milano, che io ero ricercato a Milano, quindi ci siamo visti in un locale, io eravamo una ventina di ricercati evasi latitanti, tra cui Valanzasca e qualche d'un altro, Vito Pesce che adesso è morto, tanti altri, Tino Stefanini che è San Vittore, che è un mio amico, il mio coimputato che è evaso con me. Arrivo a Torino, io avevo una conflittualità con i catanesi che spacciavano eroina, noi eravamo contro l'eroina all'epoca, avevamo fatto una campagna contro l'eroina nei quartieri con Compagnia Bella. Credo che questi qua, vedo, mi affianco alla macchina in via Roma, la via centrale di Torino, credo che siano catanesi perché era una macchina 127, la disperazione che avevo io, tutto un insieme di cose, tra cui anche penso un po' di cocaina. Vedo questo con la pistola, scendo prima io con due pistole, gli sparo dentro, il giorno dopo leggo sul giornale che era il maresciallo capo della squadra catturandi dei carabinieri di Torino. Il che ti faccio pensare un attimo cosa hanno potuto farmi quando mi hanno arrestato, che non è come adesso che ti devono portare dal giudice o Compagnia Bella, ma potevano tenerti in caserma 15-20 giorni, perché loro sapevano che io conoscevo un sacco di gente, ero evaso con un sacco di gente che era tutta ricercata ed avevo una batteria che faceva rapine e un'altra che era i nuclear man, e quindi mi hanno massacrato ben bene. Mi hanno subito spalancato le porte del carcere speciale di massima sicurezza, dove andavano, diciamo così, tutti quelli che avevano sequestri di agenti, evasioni, quindi la maggior feccia, diciamo così, dal punto di vista civile che ci poteva essere. Per me no, perché all'epoca ero strutturato anch'io con quel cervello, quindi per me era, chi c'era? C'erano tutti i miei amici. Da Valanzasca, Turatello, Marco Medda, penso a tutta l'elite, Curcio, Franceschini, Pelli e tutti gli altri brigatisti che c'erano, insomma. E quindi trovarsi nello speciale è un po' come ritrovarsi in famiglia. E anche lì però si stava meglio, io mi trovo meglio già nei carceri speciali rispetto al carcere normale. Perché l'unico pensiero che mi ha portato avanti per 10 anni nelle carceri speciali è stato l'evasione. Una volta col plastico, una volta con le armi, una volta cercando di inventarci un pallone che volasse, però abbiamo sempre provato ad andare a casa. Qualcuno ci è riuscito, qualcuno no, e qualcuno ci ha lasciato le pene. Allora, quindi vediamo la lista. Allora, guarda, ho cominciato nel 68 per una serie di 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 e 8, 9 reali. Allora Ezio, una cosa non hai ancora raccontato, che però è ancora nella memoria di tutti, è il rapimento di Ciro Cirillo. Ecco.
Il rapimento di Ciro Civirillo è una delle storie che hanno sconvolto e delle più sporche che abbiamo avuto in Italia, che non è ancora mai stata risolta. Perché sporca? Sporca perché, a differenza di Moro, dove si è mobilitato, non si era mobilitato praticamente dalla classe politica nessuno, tranne radicali, Martinazzoli, i radicali, socialisti. E possibile altri 3-4 politici, in cambio poi alla fine di uno di noi ammalato di leucemia, che era Pelli Maurizio, che poi muore dopo un mese di leucemia, e un compagno di Napoli che era semi-infermo, buon amico, non si sono mossi e quindi viene fatto Moro. Per Ciro Civirillo invece si mobilita tutto lo stato della DC, in prima fila, venuto poi alla luce in seguito, Gava e tanti altri, e la camorra di Raffaele Cutolo, e all'interno del carcere di Ascoli si ha una riunione addirittura dove entrano dei camorristi, che poi Casillo, che era ricercato per vari omicidi, Casillo, Bossi, che era uno come me di Torino, che fa parte dei NAP, tra cui io, Cutolo e altri, che vengono informati di liberare, di informare la colonna napoletana di liberare Ciro Civirillo in cambio di una somma di denaro. Ne parlarono i giornali di queste cose all'epoca? Sì, ne parlarono i giornali, però la questione fu talmente, ancora tuttora, è talmente oscura che i giudici che hanno indagato su questa storia qua sono mai venuti a capo di nulla, perché tutte le persone coinvolte all'infuori di 3 o 4 sono decedute, chi misteriosamente, chi no, ma combinazione non ci sono più. Senti, una domanda che si fanno in molti, non so se tu puoi rispondere o meno, ma le Brigate Rosse, i NAR e tutti quei gruppi che portarono la armata, poi al rapimento di Moro o altri delitti, ecco, erano tutti gruppi che si muovevano autonomamente in Italia, coordinati o meno, o c'era qualche intervento, qualche simpatia con delle nazioni d'area comunista? L'unica storia veramente che veniva fuori nell'area comunista era stata la 22 ottobre, che è stato il primo gruppo, prima delle Brigate Rosse, Mario Rossi, Augusto Viel, che fecero quell'omicidio in Lambretta a Genova. Fu denominata esattamente Guido, non Guido Rossa, fu ancora prima. Sì, mi ricordo che c'era la fotografia. Esattamente, che quello che era attaccato alla borsa. Che esattamente, esatto, la foto della spararono. Lambretta. Sì, sì. Esattamente. E lì ci fu, e fu, venne fuori quella pista lì, che loro avevano fatto l'addestramento in campi paramilitari della Polonia o della Romania. Ma poi dopo, io per esperienza diretta, per altre cose, tranne che ai vertici dell'organizzazione, quindi parlo di Moretti e di Curcio, non penso che sia le Brigate Rosse che noi dei NAP, soprattutto noi dei NAP, non siamo mai stati manovrati, coinvolti né da servizi segreti né da compagnia aperta. Non si può dire altrettanto invece per le storie, non dei NAR, dei NAR nascono, quindi parlo di Francesca Mambro, Cavallini e compagnia Bella, come gruppo autonomo, però se parliamo già di tutti, con Cutelli e il resto, dietro la strage di Bologna, qualche contatto con i servizi segreti penso l'abbiano avuto, se non servizi segreti italiani, servizi segreti deviati. Senti una cosa, adesso allora io provo a fare una sintesi brevissima della tua vita, no? Quindi tu dici la mia situazione sociale, eravamo poveri, tuo papà cosa faceva? Mio padre faceva il panettiere. Dopodiché si è ritirato, ha fatto il boscaiolo. Ho capito. Quindi nonostante fossi commerciante la situazione era difficile in famiglia, sì, perché sì, non c'erano soldi. Per cui dici, per necessità comincio a rubare. Sì. E lì mi sembra un po' che ti assolvi quando parli di questi piccoli reati che hai iniziato a fare da ragazzo, no? Un'autosoluzione, cioè la società mi ha costretto a fare questo. E poi, vabbè, arriva in carcere, il carcere minorile non assolve il suo compito di educare, ma ti fa incontrare con altri ragazzi che magari hanno esperienze diverse dalle tue, mettete assieme le esperienze, ve le scambiate e poi quando uscite dal carcere minorile fate altri reati che magari non pensavi di fare quando entravi in carcere, così. Sì.
Dopodiché dici, vabbè, ti giustifichi in quell'età, penso, no? Ti giustifichi dicendo che la condizione sociale ti ha messo in condizione di fare queste cose, l'unico modo per risolvere questi problemi sociali è la lotta armata, perché intanto arriva il 68, arrivano i NAR, arrivano i NAP, arrivano una serie di gruppi che, tra cui anche Lotta Continua, esatto, che predicano la lotta armata. La rivoluzione e la lotta armata. A questo punto entri in carcere ancora per una serie di reati, conosci queste persone, entri poi nelle Brigate Rosse, uccidi la tua ragazza sbagliando perché tu pensavi di ferirla, invece un'emorragia la uccide, e da lì tutta un'altra serie di reati, tra cui quello, una sparatoria addosso a una macchina dove credevi ci fossero dei spacciatori di droga, ma ci saranno dei carabinieri, esatto, feriti, e tutta una serie di evasioni, eccetera, eccetera. Quindi piccoli e grandi reati che ti hanno portato poi una propaganda, un'immagine più negativa di quella che tu credi di avere, perché i giornali ti hanno pompato la tua immagine, per cui i giudici, tu dici, hanno poi dato delle sentenze più per la mia immagine che non per i reati che ho fatto. Sì, esatto. Però a questo punto ci sono delle mamme in ascolto, dei ragazzi probabilmente, dei bambini, e mi sembra che attraverso l'interposta persona mi ha dato un messaggio dicendo, ma io vorrei parlare ai ragazzi per fargli capire che si può vivere in modo diverso, non bisogna lasciarsi coinvolgere in un'esperienza come la mia. È vero che le tue esperienze non sono tantissime nella nostra società, però è pur vero che ci sono ancora. Come non coinvolgerli? C'è una strada non obbligata, tu potevi scegliere in modo diverso. Beh sì, ma questo me ne sono reso conto che potevo scegliere in modo diverso quando sono arrivato a Brescia, nel carcere di Brescia, e ho conosciuto delle diverse persone, tra cui padre Bachelet, che le Brigate Rosse avevano ucciso il fratello. E lui aveva avuto la forza di perdonare gli assassini del fratello. Quindi venne a trovarci questo prete che adesso è morto, e fu un incontro, un'esperienza toccante per me. Oltre a quello però c'è sempre stata la mia sensibilità verso il problema della gente, di fondo, verso il problema del carcere, che si poteva cambiare. Quindi sono mai stato una persona che volevo fare il delinquente, forse no, era l'unica cosa che non volevo fare, era il delinquente, volevo cambiare le cose come stavano, cioè non accettavo che le cose andassero così. Quindi la rabbia per non vedere la rabbia, problemi risolti, dici, io posso risolvere con la violenza. Con la violenza, ma con la violenza non, mi sono accorto che non si risolve nulla, si risolve solo di buttare gli anni. La violenza non serve, e sia l'incontro con padre Bachelet, sia l'incontro con Luigi Pagano, che è il direttore di San Vittore attuale, che è una persona eccezionale, mi ha portato a maturare degli altri valori. Nell'84 l'incontro con Pagano è determinante, mi dà fiducia. Quindi sono quasi 20 anni che cominci a, da quando ho iniziato a pensare che potrei avere una vita diversa, sì. È stato quello il momento che hai capito che avevi sbagliato, o ci hai pensato prima? No, è stato quello il momento che ho capito che ho sbagliato. È stato l'incontro con queste persone che mi ha fatto, con loro, con la realtà della fraternità di Ospitaletto a Brescia, dove ho iniziato poi in seguito a fare i primi permessi premio, dove era in costruzione quella che adesso è la fraternità, che dà lavoro a 200-300 persone, che ha a che fare con soggetti a rischio, ragazzi a rischio, minori a rischio, infanzia abbandonata, e che però all'epoca non c'era niente, un decespugliatore, una falce, e tiravamo avanti così. E io sono andato poi a lavorare con loro in articolo 21, e di lì ho capito che i valori della vita erano altri. Erano senz'altro altri, quelli che io cercavo, magari disperatamente non avevo trovato. E maggiormente lì ho sentito il peso della colpa fatta, del danno provocato. Cioè, per me una delle colpe che non mi toglierò è stato l'omicidio di Claudia, che voglio precisare, nella tua ricostruzione c'è una piccola falla, cioè non è stata fatta per conto delle Brigate Rosse, cioè lei era inserita nel contesto dei nuclei proletari,
nelle radio libere di Torino ed io ero il suo ragazzo, quindi le Brigate Rosse lì non è che hanno fatto come rivendicazione, assolutamente, anzi mi ne vergognavo di questo rispetto alle Brigate Rosse, perché mi sentivo in colpa come uomo di aver privato una vita, perché i valori delle Brigate Rosse erano maggiori dei miei valori di piccolo delinquente o di delinquente. Non so se sono riuscito a spiegarti questo concetto. E poi in carcere maturo a Brescia, maturo queste cose qua, vado avanti, però è talmente tanto carcere fatto che quando poi sono uscito, era 3-4 anni che ero fuori, come adesso, mi sono trovato molto in difficoltà a rapportarmi con la società. Ti faccio un esempio che fa capire cosa si perdono i giovani. Se non riflettono su quello che fanno, se non sono aiutati verso la strada giusta a volte, se non riescono a capire i disvalori della negatività che prima ho espresso. Io sono uscito dal carcere in permesso la prima volta, ero entrato che il carcere si telefonava col gettone. Sono uscito e c'erano le carte del telefono, per cui volevo telefonare a mia madre che era uscito e ho comprato una scheda telefonica. La metto e questa scheda va giù. Guardo quello che telefona prima di me, mette la scheda e telefona. Perché arrivato dall'edicolante, riemerge in me la rabbia. E dico, scusa, ma hai venduto una carta falsa. Questo mi guarda e mi dice, ma da dove viene? Dalla Val Brembana? Se non avevo staccato l'angolo del biglietto. Pare una stupidità. Ma dietro quell'angolo di quel biglietto c'è tutta una vita negata. E dopo c'è la caduta in quello che è l'alcol, che può essere l'alcol, la disperazione, la rabbia di aver buttato una vita. Quindi l'entrata in comunità, tante cose, cioè che però se dai ascolto e voce alle persone che hanno comunque avuto un'esperienza come la mia, parecchi giovani possono salvarsi. E aggregarsi intorno dei concetti politici errati con dei cattivi maestri può portare a queste conseguenze. Aggregarsi intorno alle realtà attuali di aiuto nel terzo mondo, realtà come quelle che conosco io, che vanno in Africa a portare solidarietà, in Bielorussia, sono tutte forme di aggregazione giovanile molto valide. Cioè, l'aggregazione dici, fateli aggregare da fatti positivi e non dalla rabbia, non dalla rabbia. Da fatti distruttivi, da progetti dalla distruttivi. La rabbia che uno ha dentro, la rabbia verso quello che ti fa solo maturare in male, ti porterà sempre oltre a disperdere la tua vita, fino a negartela la tua vita. È come l'autolesionismo. Insomma, cioè, scusa se volgarizzo la cosa, dimmi. Una tua vita così drammatica non merita certo di essere volgarizzata, né le vittime che hai, come si dice, causato. Però insomma un po' la vita è quella della, così anche nel marketing, nella società, nel commercio, nella politica, solo quando tu riesci a proporre qualcosa di positivo hai successo, quando sei coinvolto dalla negatività non hai successo. Quindi vuol dire anche i drammi devono essere visti in questa chiave, quella di vedere in positivo, cercare certo. Di migliorare le cose. Certo, il dramma se vissuto in negativo diventa un rimuginare su quello che è il tuo passato, quindi il tuo passato ti riporta a rimuginare in negativo, come nel mio caso. Se io guardo al futuro, devo per forza avere una speranza in positivo. Tu stai guardando il futuro, sei ancora qua in comunità. Fra qualche tempo, qualche mese, qualche anno. Qualche mese esci, però poi non è ancora finito. Non ancora finito, mi toccherà lavorare in una struttura protetta tipo questa, quindi una comunità. Appunto proprio perché ho passato talmente tanti anni in carcere di aver paura di non riuscire a gestirmi la mia vita. Ora, tu hai paura di trovare in tanti momenti la scheda del telefono senza che non sai dove è l'angolino? Dov'è l'angolino? E per trovare l'angolino, se non hai amicizie positive vicino, sarà molto difficile trovare chi ti aiuta a staccare l'angolino. Perché l'egoismo della società attuale, come è concepita, presta più poca attenzione al problema sociale, che può essere la droga,
che può essere il carcere, che può essere l'emigrazione. Quindi il questo non prestare attenzione porta senz'altro a una divinità, a una società sbagliata, quella che non volevo. Allora, hai ancora poco tempo da passare qui in comunità. Sì. E poi ci sarà sempre una vita ancora controllata per qualche tempo in un'altra comunità, non so. Comunità. Però comincia a aprirsi un po' lo spirale. Cielo, primavera, cielo blu, nuvole che si... Il mio lavoro. Senti, allora se hai 54... 54. 50, quasi 54 anni. È chiaro, insomma, gli anni migliori sono stati passati come sono stati passati. Però io immagino che ti sei costruito in questi anni un percorso futuro. Sì. Lo vuoi raccontare? Sì, sì. È quello che mi aiuta a tirare avanti, no? Guardare oltre. E che i giovani, chi ha dei problemi, dovrebbe sempre guardare avanti, non mai guardare indietro. Beh, durante il carcere, dopo l'incontro con Pagano, che ti dicevo, ho cominciato a studiare agraria, grazie all'opportunità di apertura del carcere che ha dato a Pagano. È venuto un obiettore di coscienza, ho imparato agraria nel giro di 3 anni, sono uscito poi a lavorare con loro in articolo 21 e quindi mi ha appassionato fare il giardiniere, i colori, quello che in carcere mi è sempre mancato. Sono diventato bravino, problemi di lavoro non ne ho, anche qua attualmente lavoro patate, kiwi, potature varie ed è una cosa che mi piace, costruttiva. E poi c'è un'altra fetta di proprio per quel discorso che ti facevo durante l'intervista, che forse la gente non potrà capire, dirà ma questo cosa vuole? E ti dicevo che il mio debito non sarà mai pagato perché comunque ho privato una vita. Ho incontrato una persona stupenda che è un iconografista di Varese, Del Pero, che scrive delle icone bellissime. Io la religione l'avevo sempre vista da lontano, invece ho trovato che nello scrivere icone mi faceva, dava un senso alla mia vita, mi arricchiva. Chi non ha visto l'altra intervista non capisce questa storia di scrivere icone, spieghi. All'interno del carcere, se un carcere concepito alla Pagano, quindi reinseritivo con i vari passaggi, con le varie aperture nel sociale, perché non bisogna vedere il carcere staccato dal contesto sociale o il carcere come se non fosse un problema del sociale. È un problema del sociale. Pagano, intendendolo così, ha permesso che questa persona venisse in carcere a insegnare a scrivere icone. Scrivere icone non è come dipingere. Non è dipingere. Dipinto viene una cosa spontanea che nasce, no. L'icona è la trascrizione biblica della vita di Cristo. E quindi all'inizio c'è una preghiera che uno fa, ha bisogno di solitudine, quindi quale miglior solitudine della cella per farlo? Ed ecco che nasce questa mia passione, questa mia voglia. Ho fatto 2 mostre a Brescia, sono andate bene, ho devoluto quello che ho ricavato alla fraternità di Ospitaletto, alla sezione giovani. Alla sezione giovani perché aiuta le famiglie e i ragazzini in difficoltà. E questo qua mi ha arricchito e sarà il mio percorso futuro, scrivere icone, lavorare, cercare quantomeno di spiegare maggiormente alla gente che incontrerò cosa vuol dire mettersi in discussione per rivedere una vita e mettersi in discussione quello che è stato il buio di molti anni e mettere in luce invece quali sono i valori veri in cui la gioventù può trovare riscontro e può trovare la sua crescita, il suo sbocco, di non ricadere indietro con le aggregazioni intorno a dei valori che poi si sono rivelati veramente fatui, perché non erano dei valori. Alla fin fine della fiera l'operaio non esiste quasi più, la meccanizzazione non c'è, ha portato via tutto, l'industrializzazione. Quindi tu dici abbiamo fatto le battaglie ideali, violente quanto vuoi, ma ideali, per un progetto di società che non poteva esistere, cioè i vostri progetti erano per una società che a breve sarebbe scomparsa. Sarebbe scomparsa. Quindi maggiormente io dico lavoriamo sull'uomo e sull'insegnamento ai giovani di oggi,
che certi errori si possono evitare e trasformare la nostra esperienza, da negativa che è stata, in positiva. Quindi tutte le tensioni portarle a migliorare qualcosa positivamente. Positivamente, esatto. Sì, ma scusa, ritorniamo un attimo indietro, ancora qualche minuto. Quando hai 14 anni e vai a rubare il formaggio, cos'è che avevi preso? Sì, avevo rubato un panino. Un panino? Con... Al mio compagno di scuola. Al tuo compagno di scuola? Sì, sì. Vabbè, quindi diciamo da già da quel momento, cosa avresti potuto fare invece per iniziare un percorso diverso? Riesci a vedere se c'era uno spazio per qualche momento di aggregazione, l'oratorio, un'associazione, una scuola? Nel mio quartiere, che è il Barriere di Milano di Torino, mancava proprio questa struttura. Purtroppo c'era solo il CRAL, ma il CRAL era dei comunisti, Gioventù Comunista, e finiva sempre nelle case popolari, cioè era il cortile della mia casa, la mia scuola. Altro non ce n'era, l'oratorio, c'era Michele Rua, ma era distante, non c'era ancora i preti che sono adesso. Il Partito Comunista, che era un partito strutturato allora, con una dirigenza che guidava quindi anche ideologicamente tutti i suoi seguaci, doveva aiutarti forse a capire che non era la strada giusta, oppure all'interno del partito c'erano queste tensioni che poi ti hanno portato a scegliere la violenza? All'interno del partito c'era queste, diciamo così, queste forme di aggregazione verso la violenza, perché comunque l'operaio stava male, perché comunque l'operaio all'epoca era quello che determinava il mercato, quindi quello che muove l'economia. L'economia, quindi, della FIA. Questa tensione, questa rabbia era all'interno anche del partito, e quindi... Era all'interno già del partito. E poi qualcuno è uscito, immagino. Qualcuno ne è uscito, qualcuno ha fatto la lotta armata, qualcuno si è rivisto, qualcuno si è tornato indietro e scrive libri come soffri. Qualcun altro... No. È ancora un minuto. Cosa posso dire? Un paio di minuti per chiudere liberamente. Ma lei che sempre parla di te. Per chiudere liberamente, posso dire. Liberamente, no, una speranza. Allora, l'orto, l'orto e l'icone. No, diciamo così, i giardini e l'icone. I giardini e l'icone. È più o meno seguire quello che riesci a prendere in posti come questi, quello che ricevi di positivo, farne tesoro, e vedere di avere per tutti un futuro migliore, insomma. Non hai pensato qualcosa in più? Una compagna? Una moglie. Ma è difficilmente che trovi una compagna che dica: ecco, io aspettavo l'uomo della mia vita, 23 anni di carcere fatto, ancora 3 da farne, ecco, 53 anni, sei l'uomo della mia vita. Questa è veramente... Non ci penso, comunque ci dovrò pensare. Non credi ai miracoli? No, i miracoli possono avvenire solo, sai, nei film. La vita non è un film. L'ultima speranza è... Chissà. Qualche ragazza che vuole scrivere qualche icona? O che vuole coltivare? Ah, scrivere l'icona, guarda. Sì, io penso che... Colgo l'occasione, anzi, per fare un po' di pubblicità a me stesso, visto che ne ho bisogno, che fra l'arco di un annetto uscirà un libro proprio dove sarà... raccontate minimamente quello che è, anche con autoironia, quello che è stata la mia vita, anche per riderci sopra, se no mi dovrei mettere a piangere. Come mettermi sopra a ridere agli uomini della buca, perché io quando sono venuto in questa comunità ho visto due ragazzi che scavavano una buca, non capivo il senso, perché ci fu un signore che mi disse: ah no, quelli lì sono negativi, io non capivo tutti questi termini comunità. Sono andato, ho visto che negativi non erano, ho detto: ecco, fan per me se sono negativi. Non riuscivo a capire bene la negatività e la positività, anche trovandomi in un contesto nuovo. Però poi ho capito che abbiamo fatto un'amicizia solida. Fai capire anche noi, però, perché erano negativi? Erano negativi perché in quel momento erano stati forse birichini agli occhi degli educatori, quindi erano stati in castigo. Quindi facevano la buca per castigo facevano questa buca. Quindi sono rimasti gli uomini della buca? No, poi uno è al rientro, l'altro anche. No, ma per te? Per me sono rimasti gli uomini della buca, certo. Però sono nate anche delle amicizie. Questi momenti comunitari servono anche a rafforzare quello che tu non hai avuto, ma però in positivo.
cioè non più pensandolo in negativo, pensando di andare a fare un reato, pensando di andare a fare, che ne so, una serata piena di rum e cocaina, ma pensare di fare una serata fra amici mangiando una porchetta al camino, una bevuta come tante persone che incontri nella vita normale tutti i giorni, una bella cena, un buon ciao. Che ti penso è un controsenso, perché sei sempre qui, sì, tra le mie dita, come la vita, e in un sorriso vi, vi, il treno va. Comparirà sulle sue ruote rotonde, dietro alle nuvole bionde. Io sono qua, rimango qua, in questa ruggine densa, come qualcuno. L'appuntamento con il nostro rotocalco, il diario è terminato. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. L'appuntamento, come sempre, alla prossima settimana, alla stessa ora. Grazie, arrivederci.